Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Cari amici, in questa settima domenica del tempo ordinario il Signore ci chiede di puntare in alto, ci chiede di essere santi. Santi perché appunto noi apparteniamo a Cristo, noi siamo tempio vivo dello Spirito Santo. Già Mosè, sentiamo oggi nella liturgia, che il Signore lo sprona a questa santità, una santità che ecco, non cova rancore, odio contro il fratello, sentimenti di vendetta contro il fratello, ma al contrario, una santità che fa nutrire nel cuore sentimenti di amore, un amore che ecco, ama il prossimo come se stesso, ma che va oltre, anzi, che riesce addirittura ad amare chi ci fa del male. Perché il Signore non ci chiede di accontentarci di ecco, un amore ovvio, se così si può dire, ma ci chiede di andare oltre, di arrivare ad un amore che supera l'occhio per occhio, il dente per dente, che supera l'antica legge, ma che la perfeziona, che riesce ad arrivare ad amare chi ci fa del male e a pregare per quelli che ci perseguitano. Oggi ci sono tantissimi esempi, tantissime stelle che possono illuminare il nostro cammino sulla via della santità e allora oggi vorrei citarne una di queste stelle che ci può aiutare a passare dall'ammirazione di queste parole che a volte sembrano impossibili nella nostra vita, ecco, alla imitazione, quindi da ammirare questi esempi di vita a imitarli nella nostra vita concreta. E allora vorrei con voi vedere, no? E guardare alla stella di un beato, Don Pino Puglisi, un sacerdote di una periferia di Palermo, Brancaccio, che al suo 50° compleanno, poco prima di entrare in casa, si trova fuori dall'uscio della porta due persone che lo minacciano con la pistola e uno di loro gli spara. E qualche anno dopo, con l'uccisore, confessa che quel sorriso che Don Pino Puglisi difese prima di essere sparato, lui dice, era un sorriso che mi è rimasto impresso, c'era una specie di luce in quel sorriso, un sorriso che mi aveva dato un impulso immediato, non me lo so spiegare. Io già ne avevo uccisi parecchi, dice l'uccisore, però non avevo mai provato nulla del genere. Questo è stato il motivo del mio pentimento. Che belle parole, che bei sentimenti, detti da uno che aveva ucciso non so quante persone prima di aver ecco, tolto la vita al nostro beato Don Pino Puglisi. E allora vediamo come chi segue le parole di Gesù è veramente luce, stella sul nostro cammino, ci incoraggia
mettere in pratica queste parole, che non sono parole utopiche. Il Signore non si chiede qualcosa di impossibile, perché Lui sa benissimo che se noi permettiamo a Lui di mettere i Suoi sentimenti e di darci la forza per arrivare a un numero tale, allora Lui potrà fare l'impossibile. Come diceva San Francesco, noi cerchiamo di fare prima il necessario, poi facciamo il possibile e ci ritroveremo a fare l'impossibile, perché sarà il Signore stesso che lo farà in noi. E allora, per concludere questo commento al Vangelo della Domenica, vorrei, ecco, con voi ascoltare le parole di un altro santo, San Bernardo di Chiaravalle, che medita sulla figura bella della Beata Vergine Maria, che lei è la nostra stella, perciò la stella più luminosa sul cammino della nostra santità. Lui dice: chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che più camminare sulla terra stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca. Se sei sbattuto dalle onde della superbia, dell'ambizione e della calunnia, e le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. Sei turbato dalle enormità dei peccati, sei confuso per l'indignità della coscienza, cominci a essere inghiottito dal baratro della tristezza e dall'abisso della disperazione, pensa a Maria. Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l'aiuto della sua preghiera non dimenticare l'esempio della sua vita. Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge, non cadi. Se lei ti protegge, non cedi alla paura. Se lei ti è propizia, raggiungi la meta. Che sia la Beata Vergine Maria a darci, ecco, un amore capace, ecco, di amare i nostri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano, sull'esempio di suo Figlio Gesù, nostro Signore.